ci facciamo a Vercelli di sabato mattina con questo tempo? Siamo stati invitati dai Ghigni Bianchi a vedere la partita della Pro Vercelli, sono gli ultra della Pro Vercelli, dietro le panchine praticamente. Subito dopo, perché la panchina è un concetto che va esteso agli altri sport, la panchina non è solo calcistica, la panchina uno se la porta dentro, nel cuore, quindi siamo stati invitati anche dalla squadra di pallavolo di Vercelli per assistere alla partita e vedere un pochettino che cosa raccattiamo. Ragazzi, seconda panchina di Serie B. Ce la siamo portata a casa. Alla facciata del mio mister che non ci credeva. Siamo qua. Raga, mancano pochi minuti all'inizio della partita. I ragazzi, i calciatori si stanno scaldando. Noi come sempre non possiamo riprendere il campo per la questione dei diritti di Sky, però siamo ospiti degli ultra della Pro, quindi vedremo le reazioni vere, quelle proprio. Oggi siamo proprio veramente in mezzo. Cioè, siamo nella veracità di questa cosa qua. Sentitissimo, è cosmismo. Siamo nella foto. Serio? Cazzo! Apri a destra! Vai! Bene, cos'è? Tira la cucina. Ma cos'è sto pallone? Dai, che vinciamo! Verde! Il viaggio, raga. Questa è la fine. Che assist! Ragazzi, è appena finito il primo tempo, siamo sotto di un gol purtroppo. Ma mancano ancora 45 minuti, quindi noi ci crediamo. Tutto da fare, tutto da fare, ma ce la faremo. Pareggiare 1-1, quindi cosa dici? Cosa siamo contenti o più o meno? Comunque abbastanza, siamo abbastanza contenti. Quando non perdi non già bene. È già bene, un pareggio ce lo siamo portato a casa. Okay. Col cuore, con la griglia. Col cuore. Ragazzi, siamo nella nostra seconda location, seconda partita, secondo match di pallavolo. Il primo è andato piuttosto bene, siamo portati a casa un pareggio. Adesso siamo a vedere il Mocaor Vercelli Volley e vediamo di vincere sta partita. Dai che la portiamo a casa, dai. Iniziamo male. Pronti via subito, 1-0 per loro. Così. Hashtag, questa non si può. Per me era fuori gioco, ma vabbè. Che
foto che le ha fatte, che foto. Ragazzi, 2-7-0 per il Mocaor. Stiamo stracciando le avversarie. Abbiamo scoperto si arriva a 25, non a 15, come sosteneva Antonio Memore. Siamo a 15, al Baltour arrivavamo a 15. Ricordiamo che panchinare non vuol dire calcio, ma anche tutti gli altri sport. Noi sosteniamo i panchinari di tutto il mondo. Ragazzi, la situazione è terzo set, 18 pari, devi arrivare a 25. Se vinciamo questo set abbiamo vinto. Vinta la partita. Vince. Vince. Prima vittoria! Prima vittoria in trasferta dopo due lunghi pareggi! Non abbiamo pareggiato perché in questo sport non si può pareggiare! Sì! Il bilancio della giornata è un pareggio in casa per i panchinari e una vittoria per il volley. Quindi i panchinari, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Portano bene! Adesso la so! Adesso la so! Dopo la partita vinta da Mocaor, no, Mocaor. Ci siamo messi d'accordo sull'accento e Mocaor, volley di Vercelli, hanno vinto, quindi complimenti. E poi ci hanno invitato a fare aperitivo. Sapevano che ovviamente all'inizio fossimo a STEMI, lo diciamo in mondovisione, siamo a STEMI. Siamo non già vecchi, no? Abbiamo questo problema. Ragazzi, siamo completamente senza voce, abbiamo finito la nostra giornata. Il bilancio è un pareggio della Pro Vercelli e una vittoria schiacciante della Mocaor. Volley è stato bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo. Le ragazze di pallavolo ci hanno fatto impazzire tutta la sera, ci hanno ringiovanito di 10 anni. Ancora un po' ci mettevamo a giocare al gioco della bottiglia con loro. E speriamo di rivederle presto, speriamo che vi siate divertiti. Yeah. Yeah. See.